Questa è una storia di sangue e mestizia. Di quando i mongoli rapirono i gemelli di Tsushima per catturarne le anime. L'isola pregò i guerrieri di salvare i gemelli. Gli spettri risposero all'appello. Rintracciarono i gemelli rapiti in un campo mongolo. Gli spettri seguirono le tracce dei prigionieri nel campo, ma i gemelli rapiti erano svaniti nel nulla. Solo alcune tracce di carri nel terreno permisero di capire dove erano andati. Gli spettri seguirono la pista. Pronti allo nemico, là! Lì c'è un nemico! L'oscurità dimorava negli occhi dei mongoli, segno del loro tetro legame. I mongoli caddero, i loro legami spezzati. Gli spettri trovarono i carri, ma non i gemelli. Restavano solo i segni delle ruote che scomparivano nel bosco. Gli spettri proseguirono, decisi a salvare i gemelli di Tsushima. Una scorta ne proteggeva il misterioso carico. Una volta uccisi i nemici, gli spettri poterono ispezionare il carro. Allora fecero una macabra scoperta.
cuori umani appena estratti dai gemelli di Tsushima. Si misero in marcia seguendo le tracce del carro. Raccogliendo i cuori dei gemelli di Tsushima, gli Oni potevano legarsi gli uni agli altri, così da avere una forza vitale impossibile da spezzare finché uno dei due era in vita. Gli spettri giunsero a un campo e affrontarono quei macellai. Nemico, là! Ne custom tanta! Gli Oni caddero, sgominati dagli spettri. Non avrebbero più predato i gemelli di Tsushima. Ma c'era un pericolo ancora più grande nell'ombra. Solo un potente Onitama poteva legare tali spiriti. Ma questa è una storia per un'altra volta.